tutti e benvenuti in questo nuovo video. Prima di iniziare e andare al clou del video, voglio un attimo fermarmi e ringraziare le persone che hanno sprecato il loro tempo per scrivermi e sinceramente persino mandarmi pacchi, cosa che io non mi aspettavo assolutamente, e la cosa mi ha davvero riempito di gioia, non lo so, è una sensazione strana. Innanzitutto voglio ringraziare Alberto che mi ha mandato un pacco, però si è scordato che non posso mangiare glutine e soia e mi ha mandato delle barrette che contengono sia glutine che soia, quindi purtroppo non riuscirò a mangiarle. E poi ho ricevuto un pacco da Prisca e Letizia da Lugano ed è pieno di cose stupende e ve le voglio mostrare. Allora, mi hanno mandato la farina bona. Sinceramente non avevo mai sentito parlare, è senza glutine ed è granella di mais tostata e macinata. C'è anche solo il fatto che c'è una pannocchia con dei popcorn, ha vinto per me. È da mescolare con yogurt o Birkenmuesli. Quindi penso che la posso usare al posto tipo del riso soffiato che uso, però mi hanno scritto di chiedere consigli se ho bisogno. Mi sa che lo farò, adesso vi scrivo. Sempre food, della pasta alle lenticchie rosse, anche questa senza glutine, grazie. Un pacco di riso basmati, lenticchie e quinoa, e questo è tipo il mix già fatto, pazzesco, quindi la base è già pronta. E poi si vede che mi conoscono perché mi hanno mandato del pepe. Ma questo pepe deve essere molto particolare perché qui mi dicono che il pepe si conserva in frigo, al fresco, in frigorifero. Quando lo utilizzi uso un cucchiaio, ha un odore particolare ma il sapore è top. Poi, come hanno detto loro, e poi non poteva mancare un tocco di rosa, un lunchbox rosa con posate annesse e questo tubo che è praticamente uno snack tube. Ogni riparto è svitabile e è tipo per portarsi la merenda, le noci che mi porto sempre in quei sacchettini un po' pessimi, quindi grazie davvero per aver pensato a questo. Ah, questo è anche il misurino dell'acqua. Sinceramente non ho parole, cioè boh, non so che cosa dire. Io vi ringrazio di cuore. Avevo paura che un po' questa cosa dello scrivermi fosse un po' dimenticata, però sinceramente pensavo di ricevere tantissime lettere e spero che me le state scrivendo e spero che me le manderete, e non mi aspettavo di ricevere questo ben di Dio. Davvero grazie, non ho parole. Quindi grazie ancora a Prisca e Letizia. Questa breve intro finisce qui, andiamo al sodo del video. Buongiorno a tutti, oggi è giovedì ed è davvero il giorno in cui ho università tutto il giorno. Questo è il continuo del vlog precedente. E boh, cioè, sto vloggando a manetta, nel senso, sarà che sono un po' sola perché Veronica non c'è, Jimmy non c'è, quindi mi diverto e niente. Quindi all'università mangerò il pranzo che mi sono preparata per ieri, che è il riso con feta, piselli, carote e pepe. Basta. Questo... Sì, profumo, ancora buono, salvo. Quindi questo è il mio pranzo per oggi. Poi, siccome finisco alle 5:30, mi porto la merenda perché andrò direttamente in palestra. Ho spostato la mia giornata di cardio, dove faccio HIIT, 20 minuti sul tapirulan a velocità alterne, al giovedì, perché è la giornata in cui ho tutto il giorno lezione, mentre gli altri giorni ce li ho molto liberi, così da poter dedicare più energia all'allenamento, visto che non vengo da una giornata all'università dove comunque mi sono stancata mentalmente. Per merenda, prima di andare ad allenarmi, non mi piace mangiare qualcosa di liquido
perché cardio è qualcosa che davvero mi fa risalire, tipo lo yogurt, cose del genere. E in più sarò all'università in transizione verso la palestra, non passerò da casa. Quindi, per praticità, mi porterò una di queste barrette. Queste sono le barrette della nuova gamma naturale di MyProtein. Silvia che mangia barrette, ai 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 ai, Silvia si è convertita. Bugia, non è così. Allora, queste barrette sono totalmente naturali. Gli ingredienti di queste qui al cioccolato sono datteri, anacardi, sciroppo di datteri, cacao, uvetta e basta. Quindi sono alimenti che consumerei magari separatamente, ma sono stati tutti messi insieme in una barretta. La barretta ammetto che non è grandissima, sono circa 35 grammi, ma è pratica e davvero molto utile quando non riesci a portarti una merenda in giro. Questa infatti l'ho usata molto quando ero in montagna, se avete visto il vlog. Guardando anche macronutrienti, ma comunque sapendo gli ingredienti, non è una barretta proteica. Infatti ha 3,2 grammi di proteine, non è assolutamente con additivi di proteine in polvere, cose del genere. E non è neanche grassissima, 5,7 grassi. È principalmente carboidrati, nonché zuccheri. Infatti datteri, sciroppo di datteri, uvetta, cose del genere, sono zuccheri. Quindi per me questa barretta sostituisce un frutto. Significa che se solitamente mangio della frutta, una banana, una mela, una pera, un'arancia, non lo so, se non posso portarmela, perché obiettivamente a volte portarsi la frutta in giro si ammacca, oppure magari non ce l'ho a casa, è molto più pratico portarsi questa barretta che compie la stessa funzione della frutta, ma in versione molto più pratica e leggera. Quindi come pre-workout di cardio mangerò questa barretta e siccome ha dei grassi abbastanza bassi, mi porterò anche un cubettino di cioccolata, che è quella sempre che avete visto nel vlog della montagna, che è questa qua che ho comprato all'Esselunga, fatta, come ho già detto, di massa di cacao, burro di cacao e baccelli di vaniglia. Ho già tirato fuori la cena di stasera, mi faccio la carne rossa e come contorno farò delle patate dolci che ho preso l'altro giorno all'Esselunga e dei fagiolini. Cucinerò le patate dolci quando torno a casa perché comunque finisco l'università alle 5:30 e il mio allenamento è abbastanza breve, quindi conto di essere a casa per le 6:30-7. Quindi ci vediamo dopo. Ed eccomi tornata dopo una giornata, sono davvero esausta e secondo me il motivo è che non dormo abbastanza. Aia, Luna! Quando ha fame? Continuo a svegliarmi alle 7 nonostante io abbia lezione alle 9:30, quindi potrei prendermi con molto più calma la mattina. E anche ieri sera sono andata al cinema, perché dovete sapere che il secondo mercoledì del mese nei cinema che aderiscono all'iniziativa tutti i film sono a 2 euro, quindi è davvero un'occasione imperdibile. Sono andata a vedere quello di James Franco, proprio lui, ed è stato carino, molto simpatico, divertente, niente di che. Per 2 euro andrei a vedere qualunque cosa, quindi ci stava. E adesso mi preparo la cena. Per fortuna non è una cena a cui devo stare lì a spentolare e spadellare perché non ho assolutamente voglia. Provo a preparare le patate dolci al microonde. Ho visto su internet il procedimento e adesso provo a rifarle. Praticamente prima lavo le patate dolci e poi le bucherello con la forchetta. Poi prendo uno Scottex, lo bagno, lo umidisco e avvolgo la patata dolce nello Scottex bagnato. Le metto in un piatto a massima potenza e la ricetta dice per un quarto d'ora 20 minuti, però io vado un po' cauta, vado un po' a tentoni e le controllerò ogni 5 minuti. Saranno cotte quando la forchetta le trapasserà senza alcun problema. E come contorno lesso i fagiolini. Voglio anche aggiungere un pacchetto di fiocchi di latte perché penso di non aver mangiato abbastanza proteine oggi e ho fame.
e basta, questa è la mia cena. Per il resto passerò la mia serata in tranquillità a rilassarmi. Domani non ho lezione, quindi voglio anche andare a letto presto per ricominciare domani con tanta nuova energia. Concludere questo video voglio fermarmi un attimo a riflettere. Ho visto che vi è piaciuto tantissimo il video della montagna e ne sono felicissima, perché vi ho fatto entrare in qualcosa di abbastanza personale, privato, e mi fa davvero tantissimo piacere che l'abbiate apprezzato e che vi sia piaciuto. Voglio un attimo fermarmi a riflettere, perché questo viaggio per me è stato un po' una realizzazione di quanto lontano sono arrivata, del cambiamento che ho fatto e del percorso che ho compiuto. Ammetto che prima di partire avevo qualche remora, ero un pochino destabilizzata, in quanto sapevo che andavo incontro a 4-5 giorni in cui le decisioni, le cose non dipendevano da me, in quanto non eravamo soltanto io e Jimmy, ma eravamo tutta la sua famiglia, e ovviamente decidevano loro cosa fare durante la giornata e tutto. Io avevo soltanto la facoltà di trovare un ristorante che facesse anche senza glutine, però comunque non era un viaggio io e Jimmy dove avevamo pari opportunità di decisione, dove anch'io potevo dire la mia. Mi dovevo un po' adattare, e conoscendo il mio carattere, che è un po' di avere le cose, non dico sotto controllo, ma comunque sapere le cose, ero un pochino dubbiosa di come sarebbe andata. Cioè, nonostante sono partita perché sapevo che comunque sarei stata con Jimmy, e ovviamente, come avete visto, è andato tutto bene, tutto benissimo, anzi più che bene, e infatti mi sono anche dovuta scusare con Jimmy. E perché vi dico questo? Perché nonostante io faccia vedere di quanto è bella la mia vita adesso, di quanto è cambiato, di quanto sono guarita, anch'io ho dei momenti in cui mi metto in dubbio, in cui non sono sicura di ciò che davvero voglio, dei momenti in cui non sono sempre forte o al 100% sicura di quello che faccio. Per me questa vacanza è stata però un modo per mostrare a me stessa cosa davvero è successo in questi anni, cosa che non posso giornalmente dimostrarmi, perché quando vivi la tua routine, quando vivi la tua giornata, come l'hai programmata, come sei abituata a farla, pensi di aver compiuto un percorso e di essere arrivato a un traguardo, ma il fatto è che rischi di essere entrata nella tua zona di comfort. Fai soltanto le cose che ti fanno sentire bene, le cose che sai che ti fanno stare bene. E questo va bene da un lato, però la vita non è tutta programmata, non è tutta schematizzata, non è tutta la tua routine, ma ci possono essere eventi, occasioni che ti portano fuori da questa routine. E una cosa davvero importante, che poi è ciò che dimostra quanto davvero sei cambiato, è come tu affronti questo cambiamento. Io lì in montagna ho avuto la riprova di essere davvero cambiata. Al ristorante, quando ho ordinato i miei piatti, la cameriera mi ha detto: guarda che è tanto. La mia risposta è stata: sì, lo so, ho fame. Un tempo non avrei risposto, mi sarei chiusa nel mio mondo e sarei scoppiata a piangere, perché mi sarei sentita giudicata, avrei sentita grassa dal fatto che mi stessero dicendo che mangio troppo. Mentre in quel momento pensieri del genere non mi hanno assolutamente sfiorata, ma ho soltanto pensato alla mia fame, a me stessa. E anche il fatto di mangiare fuori ogni sera un giorno mi avrebbe destabilizzata, mi avrebbe preoccupata. Adesso è soltanto una questione di trovare un ristorante senza glutine, e sono arrivata l'ultima sera che ero triste perché il ristorante della prima sera, che mi avevano fatto il formaggio alla piastra, non ci poteva accogliere perché era pieno, ed ero triste perché non potevamo andare lì e io non potevo mangiarlo. Cosa che ovviamente non sto parlando di pollo ai ferri, cioè non è che volevo l'opzione più magra o con meno calorie, ma volevo l'opzione più gustosa, che mi piaceva di più. Quindi questo è proprio uno stravolgimento della mia vita, di quanto sono cambiata, di quello che sono diventata ora. E questo lo devo a Jimmy. Jimmy che mi spinge sempre a uscire dalla mia zona di comfort, a non fermarmi a quello che
credo che vada bene, perché anche se va bene adesso, va bene Silvia, io posso passare tutta la mia giornata all'università, fare i compiti, portarmi le robe da mangiare, andare in palestra, però queste sono cose che mi danno sicurezza, che va benissimo, io voglio vivere la mia vita così, però non sempre è così, e sono quei momenti in cui non va come programmato, oppure si affrontano occasioni, eventi dove non si ha il pieno controllo, che ci dimostrano quanto lontani siamo arrivati. Se io avessi avuto dei problemi, mi fossi trovata male, sarei andata in crisi lì in montagna, allora questo mi avrebbe dato la riprova che c'è qualcosa da sistemare. Sono felicissima perché questo non è accaduto. E anzi, sono stata benissimo e sinceramente non volevo tornare. Sono tornata a casa e pensavo, uffa, io vorrei andare al ristorante a cena fuori, stasera non voglio cucinare. Quindi proprio davvero un cambiamento di mentalità assurdo. E sono felicissima di questo. Mi sento normale, mi sento tornata alla normalità. E questo è soltanto perché piano piano, volta per volta, senza fare sempre l'all-in, andare agli estremi, ma con calma, faccio sempre un passettino fuori dalla mia area di comfort, che sia un viaggio, che sia una cena, che sia andare all'avventura, che sia qualunque cosa. L'importante per uscire da questa malattia o da un disturbo alimentare è cercare di fare un passo fuori dalla propria campana di vetro. Questo l'ho già detto quando ho spiegato come ho combattuto i miei fear food, cioè gli alimenti di cui avevo paura, come ad esempio la mozzarella, la pizza, cose del genere. E il modo in cui li ho combattuti è che sono uscita dalla mia area di comfort del non mangiarli, mangiandoli una volta, una sera, e poi vedere come reagivo il giorno dopo. Vedevo che non ero diventata una balena, vedevo che non ero ingrassata 100.000 kg, e allora quel cibo, piano piano, ripetendolo con calma, all'inizio una volta al mese, poi due volte al mese, fino a che ora la pizza ad esempio è diventata una volta alla settimana, fisso, non me la toglie nessuno, e da un cibo di cui avevo paura è diventato un cibo che amo, e un cibo che quasi mi contraddistingue. Questo io non pensavo mai potesse entrare nella mia casa. E adesso è lì il mio quadretto e non me lo ruba nessuno. Perché adesso è diventato qualcosa che mi caratterizza. Silvia e il suo amore per la pizza. Silvia e il suo amore per il cibo. E non so neanche dove volevo andare a parare con questo discorso. Ma forse il sunto è: spingetevi fuori dalla vostra area di comfort. Non lasciate che la routine, che quello che fate tutti i giorni, vi faccia credere di vivere in questa bolla di sapone. Ma testatevi, testate le vostre paure, sconfiggete le vostre paure facendo cose che sono fuori dal vostro controllo, cose che mi potrebbero mettere a disagio. Concludo qui questo video, spero che vi sia stato utile, spero che vi sia piaciuto. Ricordate che potete scrivermi, e lo potete fare scrivendomi all'indirizzo che ho scritto nell'info box qui sotto, basta aprirlo. E basta, noi ci vediamo al prossimo video, un bacio e...